Carissime amiche, carissimi amici, buongiorno dal vostro giocherellone, ragazze e ragazzi. Il giocherellone è tornato e in questa mattinata, 20 giugno del 2020, vi porta a conoscenza di un titolo del 1988 della TAD Corporation, ovvero Cabal. Cabal veramente ha avuto un successo veramente enorme e ha ispirato tantissimi videogiochi. Cabal è uno sparatutto in terza persona su asse fisso. Che cosa significa asse fisso? Che praticamente ci troviamo qui su un percorso dove possiamo andare a destra e a sinistra, abbassarci e fare delle capriole al fine di evitare i colpi degli avversari. Possiamo sparare con questo fucile in dotazione con colpi infiniti e addirittura con bombe contate. Durante il gioco possiamo recuperare dei gruppetti, appunto, di punteggio, vedete un pochettino che aumentano, presente anche la possibilità di avere delle vite extra, nonché delle armi quindi aggiuntive, sempre legate che utilizzano appunto i proiettili, quindi delle armi tra virgolette da fuoco. Il gioco ci permette di annientare i soldati della squadra avversaria, nonché di distruggere i velivoli e i veicoli di questi e addirittura le ambientazioni, quindi distruggendo anche le ambientazioni che spesso fanno da roccaforte a questi soldati avversari, avremo anche dei punteggi che però dobbiamo anche recuperare sullo schermo. Che cosa vuol dire? Che noi andiamo a ricevere un punteggio quando distruggiamo alcuni elementi di gioco, però poi dopo un punteggio extra verrà rilasciato dalla stessa struttura quando questa andrà a cadere, quando verrà appunto demolita solo dai nostri stessi colpi. Questa struttura rilascerà un punteggio che dovrà essere recuperato sull'ambiente di gioco. Cabal veramente qualcosa di fantastico. Fu fatto anche un seguito, Blood Bros, ambientato nel selvaggio West. Vabbè, per il resto, ragazzi, è un gioco che è stato addirittura convertito su tantissime piattaforme. Un titolo veramente unico nella sua semplicità, divertentissimo, che può essere giocato addirittura in due giocatori. La barra sotto che vedete della blu e rossa indica quanti nemici dobbiamo uccidere. Quando ovviamente la barra sarà diventata tutta rossa, avremo abbattuto abbastanza nemici da passare al quadro successivo. Sicuramente un ottimo modo, molto originale, per completare un livello. E mettiamo qualche gettone, ragazzi, i gettoni di Cabal. Ragazzi, guardate quanti gettoni posso mettere, perché sono virtualmente ricco. Che cosa significa essere virtualmente ricco? Significa che grazie al virtuale ovviamente posso mettere tutti i gettoni. Pensate un pochettino, in sala giochi che cosa poteva accadere mai. Andiamo a livello 1. Alla fine di ogni 4 livelli dovremo scontrarci con un boss. Incredibile, ragazzi, questo è Cabal, il gioco che ovviamente fa per voi, il gioco della mattinata, il gioco che il giocherellone vi porta a vedere. Vedete un pochettino, possiamo addirittura rotolarci, ci arrotoliamo e andiamo qui a distruggere tutto quello che possiamo. Guardate un pochettino, possiamo distruggere addirittura muretti, veramente incredibile, ragazzi, soprattutto per l'epoca. Vedete, possiamo recuperare quelle che sono appunto questi oggetti praticamente direttamente sul campo. Distruggiamo ovviamente addirittura i carri armati, animazioni molto molto belle, un po' meno forse questi colori un po' troppo chiari. Ragazzi, mettiamo subito qualche bomba praticamente qui sopra, andiamo a distruggere. Vedete, ragazzi, possiamo anche sparare utilizzando le bombe. Andiamo a distruggere il carro armato che non ce la fa, ragazzi, non ce la fa il carro armato, incredibile. Ne distruggiamo 2 o 3 a volta. Ci sono i cespugli, vedete, in alcuni addirittura cespugli è possibile recuperare addirittura, ragazzi, addirittura delle bombe. Vedete, arrivati praticamente a completare tutta la barra che è nella parte sottostante, possiamo passare al livello successivo. Le bombe sono appunto contate. Sto giocando addirittura con i cheat code, perché dovete sapere che in alcuni giochi del MIM è possibile inserire praticamente dei cheat code. Vedete un pochettino, ho preso il fucilone a bombolone, vedete un pochettino, vado a distruggere tranquillamente questi mezzi su route, addirittura il carretto della spesa. Vediamo un pochettino di poterci andare a prendere, a mettere praticamente
veramente. Ah, una bomba, ragazzi, che stava arrivando veramente di tutto e di più. Andiamo a distruggere questi soldati. Vedete, addirittura ci sono vari livelli di soldatini che praticamente possono essere appunto attaccati. Distruggiamo, ovviamente, ogni tanto buttiamo delle bombe in modo tale da, ecco qua, ragazzi, abbattere tutto quello che possiamo. La cosa migliore in Cabal comunque è abbattere prima gli edifici, le roccaforti degli avversari, e poi andare praticamente a ad abbattere quelli che sono appunto i nemici. Quindi vediamo un pochettino questi qua. Addirittura possiamo recuperare, vedete ragazzi, delle bombe qui sopra, possiamo parare addirittura i proiettili degli avversari, quindi veramente qualcosa di bellissimo con questo titolo. Vado qui sopra ed è incredibile. Addirittura lì sotto c'è il mitico artigliere che addirittura butta delle ecco qua, vedete ragazzi, delle bombe molto particolari. Attenzione all'elicottero che ovviamente fa una brutta fine. Abbiamo abbattuto in stile Rambo. Questo è Rambo. Vedete, addirittura accolpendo praticamente alcune bombe possiamo, vedete ragazzi, guardate un pochettino, possiamo, vedete, guardate qua, in questo caso non lo sono andato a colpire, aiuto ragazzi, possiamo veramente andare a recuperare le bombe. Quindi colpiamo, vedete ragazzi, alcune bombe, e a volte le bombe rilasciano le stesse bombe. Ragazzi, qui un elicottero in stile Rambo. Ma siamo tornati. Dove siamo? Ecco qua, ragazzi. Queste, vedete un pochettino che cosa sta succedendo qua di tutto e di più. Dobbiamo stare attenti a questi soldati che ovviamente arrivano da lontano, vogliono attaccarci a tutta forza. Guardate ovviamente il carro armato che fa veramente una brutta fine. È qualcosa di veramente stupendo questo Cabal. È un prodotto addirittura del soldato scelto Tony. Il soldato scelto Tony, dopo lo chef Tony, praticamente il soldato chef scelto Tony. E distruggiamo ovviamente il carro armato, distruggiamo ovviamente questi granatieri. Addirittura qui sopra dobbiamo stare attenti al carro armato. Perfetto, abbiamo completato questo altro livello. Ovviamente il soldato come il comando, ovviamente colui che si sposta da solo al fine di ovviamente di completare la sua missione, se ne va, ragazzi, se ne va come un ragazzo ovviamente solitario nella notte, come appunto l'uomo tigre. E beh, i più forti sono quasi sempre le persone solitarie, voi lo sapete, perché sanno stare praticamente da sole. Ci vediamo ovviamente quelli che sono le nostre migliorie. Attenzione al soldato scelto Tony, ragazzi, il soldato scelto Tony, che ovviamente guardate qui sopra che cosa va a fare il grande Tony. Cerco ovviamente di attaccarci a tutta forza. Addirittura qui sopra l'albero di Natale, ragazzi, l'albero. Ah, ragazzi, peccato, perché noi quando praticamente andiamo a sparare andiamo a distruggere questi oggetti praticamente qui sopra. Addirittura guardate qua questo aereo che fa una brutta fine, ragazzi, fa una brutta fine perché voleva attaccarci. Distruggiamo quelli che sono anche questi barili, che poi dovrebbero fungere anche in parte da nostra protezione. Sono usciti tantissimi giochi. Ah, un colpo proprio al cuore, ragazzi. Buongiorno Chiodati, si è appena alzato quando ci ho giocato in sala giochi. Ti piace, vero Chiodati? Su un gioco che il caro Cabal, caro Chiodati, guarda qua Chiodatis, un gioco che per 200 lire, perché più o meno era questo il prezzo del mitico Cabal, per 200 lire ti sapeva divertito. Oltretutto quasi sempre il gioco era settato a difficoltà facile e quindi permetteva, ragazzi, i barellieri che ovviamente arrivano al fine di recuperare praticamente il soldato scelto Tony. Andiamo, ecco qua, vero, 200 lire, veramente ci si poteva veramente divertire, ragazzi. Il soldato scelto Tony che subito va sul campo. Andiamo a distruggere addirittura l'aereo bombardiere. Attenzione ovviamente a questo bombardiere che, mamma mia ragazzi, quindi per 200 lire ti divertivi poi con poco, e potevi anche arrivare a un certo livello senza addirittura continuare. Dobbiamo qui distruggere i bomboloni magici, vedete ragazzi, il bombolone, mamma mia ragazzi, il bombolone che qui in realtà dovremmo, vedete un pochettino cosa succede. Ci stanno praticamente attaccando, ragazzi, guardate questo, per cosa sta succedendo di tutto e di più. Questi bomboloni tridimensionali, questi bomboloni vettoriali si potrebbe dire. Guardate qua, ci buttano ovviamente questi bomboli, i bomboli, ragazzi, guardate questi bomboli che arrivano veramente da lontano. Cerchiamo ovviamente di intercettarli, perché ragazzi altrimenti sarebbe veramente la fine per il bombolo. Siamo attenti perché guardate qui, e mamma mia ragazzi, lo abbiamo veramente bombardato con tutte le nostre stesse bombe. E qui ovviamente dobbiamo stare attenti perché questo, guardate qua, eliportolo, elicottero a doppia elica, veramente ci fa dannare. Ce l'ha fatta, il nostro soldato scelto se ne va per la sua strada. E siamo arrivati al livello 2, alla fine del quarto livello dovremo combattere contro il sottomarino. Qui ci sono dei gruppi scelti di sub, ragazzi, vedete questi soldati che escono ovviamente dalle acque. Distruggiamo ovviamente il cespuglio della nonna,
dobbiamo deforestare, vedete ragazzi, il cespuglione, praticamente nel cespuglione chissà che cosa c'è, chissà che cosa c'è, e forse ci sta Alvaro Vitali che si accoppia con qualcuno. Perché Alvaro Vitali era fatto così, praticamente si accoppiava con molte, molte, diciamo, ragazze, addirittura all'interno, mamma mia ragazzi, all'interno dei cespugli. Si andava a mettere nelle frasche, come si diceva, nelle vecchie frasche, non sappiamo se Chiodatis, anche lui praticamente si metteva nelle frasche, non lo sappiamo, sappiamo solamente che Chiodatis, quando vedeva Cabal, non ci vedeva più, metteva subito la 200 lire all'interno de Huata, Huata, e beh ragazzi, si metteva subito, addirittura ragazzi, ho perso quelle che sono ovviamente le nostre, le no, mamma mia ragazzi, qui andava, mamma mia ragazzi, proprio in faccia, con Michele Amiti, Michele Amiti, Michele Amiti. Beh, ovviamente ogni scarpa spesso diventa scarpone, ma no, ogni scarpa diventa scarpone, quindi per quanto ovviamente ci si possa oggi con tanti accorgimenti alimentari, con tanti accorgimenti anche diciamo qua, e con anche tanti mamma mia ragazzi, ho distrutto tutto, addirittura i barellieri, vedete ragazzi, accorgimenti alimentari e anche allenamenti fisici, in realtà ogni scarpa diventa scarpone. Bisogna vedere se una persona diventa super scarpone o mega o piccolo scarpone. Beh, diciamo che le persone ovviamente tendono a invecchiare anche bene o male, ragazzi. Attenzione ovviamente a questa parte qua, mamma mia come rotolo, rotolo veramente dappertutto. Attenzione ovviamente a questa parte qua, dobbiamo stare attenti, dobbiamo sempre essere ragazzi uomini di successo, persone di successo nella vita, ma non per gli altri, per noi. Per quanto anche io abbia una forte vocazione, diciamo, collettiva, in realtà la cosa migliore è sicuramente farlo per gli altri, è farlo per se stessi, perché se lo facciamo, se facciamo le cose per noi stessi, possiamo poi dopo, possiamo sicuramente sempre appagarci, invece se lo facciamo per gli altri, quando quelle persone ci deludono, ovviamente possiamo perdere la motivazione, quindi la cosa migliore sicuramente nella vita, e anche quando si fa del bene per il prossimo, dire lo sto facendo, mi sto comportando così, perché sto seguendo la mia linea di vita. Ragazzi, un colpo al ginocchio, un proiettile proprio al ginocchio, quindi dobbiamo anche capire un pochettino come gira realmente la vita, al di là di quello che ovviamente sono i vari buonismi che spesso non portano veramente a niente. Ecco qua ragazzi, metto anche un altro gettone, non si sa mai. E quindi ragazzi, che dirvi su questo punto di vista qua? Io per esempio ho sempre fatto per tanti anni le cose per gli altri, perché mi motivava più farlo per gli altri. In realtà però questo è sbagliato, perché poi ovviamente quando poi dopo non c'è più quella persona, si può litigare con quella persona, si possono avere delle discussioni, ma allo stesso punto, allo stesso tempo, praticamente con quella discussione mettete conto che quella persona non fa più parte della vostra vita, è un amico, un amore, un parente, voi che cosa fate? Avete perso la motivazione per andare avanti, invece dovete trovare dovete cercare sempre di migliorarvi, perché migliorando voi migliorerete la società, anche con il buon esempio, quindi con il buon esempio e con il servizio ovviamente che date, pensate ovviamente a servizi professionali, ci mancherebbe, il lavoro va sempre retribuito, è normale, però ovviamente il lavoro poi dopo, soprattutto se è un lavoro fatto per la collettività, può fortemente motivare sia il giovane che la persona ovviamente di una certa età. È molto molto bello, diciamo, questi progetti ovviamente di vita che si possono sicuramente fare. Guardate qui sopra che cosa bisogna fare, mamma mia, ah ragazzi, una bomba proprio in faccia. Quindi per quanto mi riguarda devo dire la verità, guardate ragazzi quanti sono, per quanto mi riguarda devo dire ragazzi guardate questo qua sulla camionetta, la cosa migliore nella vita è sicuramente fare le cose per se stessi, e poi ovviamente casomai se si fa un lavoro per la collettività fate anche il servizio per la collettività, cercate sempre di migliorare voi stessi, perché vi ho detto, sia col vostro esempio sia ovviamente con diciamo il prodotto che date, migliorate la società in cui vivete, ragazzi, non vi preoccupate su questo, non è nessuna forma di egoismo, perché in realtà, ripeto, voi date comunque il buon esempio, quindi in realtà diffondete, proprio un colpo al petto a sinistra, molto molto dannoso ovviamente per noi. Guardate questo carro armato, in realtà carro armato su ruote più che su cingoli, e guardate qui sopra cosa succede, mamma mia ragazzi, qui dobbiamo stare attenti, e qui dobbiamo stare molto
frattempo guardate il soldato scelto praticamente che entra qui dentro, addirittura dei sub che sono ovviamente soldati sommozzatori, ragazzi, sono bravissimi ad andare in acqua, e ovviamente vanno a cercare, mamma mia ragazzi, guardate qua che cosa succede, sono veramente con questa mitraglietta Uzi 9 mm ragazzi, Uzi 9 mm, quello là di Terminator, ve lo ricordate Terminator, dammi Uzi 9 mm, scene che hanno fatto la storia addirittura del cinema internazionale, quindi ragazzi dobbiamo dire la verità, dobbiamo sempre andare avanti, infatti dopo praticamente vado ad allenarmi ragazzi, ecco qua abbiamo distrutto tutto, e quindi che cosa uscirà adesso, ve l'ho detto, praticamente uscirà il grande sommergibile, quindi immediatamente gli scarichiamo addosso tutte le bombe che abbiamo al fine proprio di togliercelo quanto prima da davanti, ragazzi, purtroppo abbiamo finito qui dentro tutte le nostre bombe, praticamente guardate un pochettino, devo ovviamente attaccare di tutto e di più qualcosa, ragazzi, la parte ovviamente superiore del sommergibile, l'abbiamo distrutto subito, il foe sarebbe nemico, e quindi ovviamente il nostro mitico comando se ne va addirittura nell'acqua, scala e se ne va addirittura sul ponticello, siamo arrivati al livello 3, il livello del prosciuttone, praticamente del prosciuttone vegano, dovremmo combattere con, ecco qua ragazzi, il soldato kamikaze, il soldato Roberto, ragazzi, Robertino, il soldato un po' bambino ma anche un pochettino fessacchiottino, per non dire, ha un'altra ovviamente parola, ragazzi, soldati scelti dappertutto, guardate ovviamente l'elicottero alla Rambo che viene addirittura distrutto, guardate qua ci spara, ah ragazzi non mi è arrivato praticamente un colpo in bocca, guardate qui sopra, vado a utilizzare una bomba a mano, ragazzi, guardate cosa, una granata, anche con il caldo che ovviamente si potrebbe dire, fammi una granata, la stessa cosa più o meno per un militare, ragazzi, purtroppo ancora colpito a sangue, vabbè, comunque il gioco, ripeto, a livello normal, questo è il livello normal di difficoltà, può essere tranquillamente giocato, andiamo a distruggere tutto quello che ovviamente ci si pone praticamente dinanzi a noi, addirittura guardate qui sopra il mitico comando, mamma mia ragazzi, una sfida contro il mitragliatore del nostro elicottero, addirittura ragazzi, è incredibile veramente questo cabal, divertentissimo, con 200 lire veramente vi facevate partite assurde in sala gioco, abbiamo distrutto tutto e addirittura facciamo cadere anche la scatola di biscottini al porto, c'è anche addirittura questo piccolo locale che andiamo subito ovviamente a distruggere, distruggiamo anche questi esseri malavitosi, questi soldati avversari che ovviamente, eccolo qua, io preferisco Blood Bros è il seguito di Cabal, quindi ovviamente leggermente più migliorato rispetto a Cabal, quasi sempre i seguiti sono migliorati, e quindi dobbiamo dire la verità, Blood Bros è un ottimo Cabal, poi ci sono tanti altri titoli, spara tutto praticamente in terza persona, e su questa lì, ragazzi, un colpo al cuore proprio, sarebbe bello giocare a Cabal anche a livello di difficoltà altissimo, al momento non l'ho fatto, vedete un pochettino possiamo colpire i barellieri, in realtà non bisognerebbe sparare sulla croce rossa, quindi in realtà abbiamo fatto qualcosa di molto molto brutto ragazzi in Cabal, vedete ragazzi, però in realtà in guerra non ci sono regole, infatti spesso venivano attaccati anche coloro che portavano salvezza sui soldati praticamente, proprio per evitare che questi poi dopo potessero tornare in battaglia, quindi spesso si parla di etica militare per modo di dire. Io preferisco Blood Bros, no, preferisco Cabal. Hai cambiato idea immediatamente col tuo amico il giocherellone che praticamente a volte ti porta a scegliere giochi che in realtà non avresti scelto da solo. Vabbè ragazzi, guardate questa gru che ovviamente può essere forse anche questa. Attenzione, praticamente qui dietro può essere praticamente distrutto. Guardate ovviamente Cabal come descrive al massimo quella che ovviamente è la guerra. Praticamente è questo punto di butto delle bombe, ragazzi. Guardate qui sopra che cosa vado a distruggere. Ho scritto lo preferisco. Lo preferisci a Blood Bros, scusami, la mitica battaglia del giocherellone ovviamente ha distorto quella che è praticamente la mia vocazione, la mia tendenza a leggere. Ah,
che chiodati sono perso. Ho ricevuto veramente dei colpi assurdi. Guardate, ecco qua ragazzi, faccio cadere addirittura le gru a questo porto. E quindi che dirti, addirittura lo preferisci a Blood Bros, forse l'ambientazione, preferisci un pochettino l'ambientazione dei soldati normali, un'ambientazione sicuramente almeno per quel tempo più moderna rispetto ovviamente al selvaggio West, al vecchio West, questo Kill Bill, te lo ricordi Bill? Lo sai che l'attore di Kill Bill fu trovato con i genitali in bocca, praticamente, nel senso che stava facendo lui un gioco erotico da solo, un attore di 69 anni e stava in un albergo, praticamente fu trovato con questi morto facendo quello che venne definito un gioco erotico, si era legato da solo e si era messo i genitali in bocca. Mamma mia ragazzi, sono quelle morti. Pensate un pochettino che il personaggio che faceva praticamente Kill Bill faceva il monaco buddista in alcuni film degli anni 70, mi sembra, e quindi diciamo dalla padella alla brace, ragazzi, il monaco con i genitali in bocca. Ebbene ragazzi, che dirvi? E signori, spesso gli attori infatti del cinema non rappresentano quelle che sono ovviamente i personaggi che vanno ad interpretare. Devo dire la verità, spesso i cattivi sono buoni e i buoni sono i cattivi. Va bene ragazzi, andiamo a distruggere, anche se in realtà le persone quasi sempre si possono anche giudicare alla vecchia maniera, devo dire la verità, dalla cosiddetta faccia, ragazzi. Le persone si giudicano spesso dalla faccia, nel senso che quello che ci trasmettono esteticamente, quello sono caratterialmente, quasi sempre, devo dire la verità, è un vecchio detto, sarà un detto barbaro praticamente, però quasi sempre è così, la faccia di una persona, le espressioni soprattutto del viso ci raccontano tante cose di quella persona, anche a livello di carattere o addirittura di vissuto. Ieri infatti ho visto il film, bellissimi film ovviamente, di Dino Risi, Mary per sempre e Ragazzi fuori, sempre film bellissimi che descrivono sicuramente una realtà di fine anni 80. Mary per sempre dell'89, Ragazzi fuori del 1990, quindi l'anno successivo, titoli veramente molto molto belli e che ovviamente vanno a descrivere realtà che forse oggi non ci sono più, per fortuna, di persone, di ragazzi veramente abbandonati, dove appunto parliamo di persone, ragazzi che andavano appunto nel carcere minorile, a volte anche per aver ucciso delle persone. Quindi dobbiamo dire la verità, è un prodotto sicuramente, a parte fatto bene, fatto con persone della strada, la stessa cosa diciamo utilizzata spesso per in altri prodotti del genere, ovvero prodotti, non voglio fare ovviamente pubblicità perché voi sapete che non amo praticamente titoli, ovviamente titoli diciamo che vadano praticamente, vedete ragazzi, guardate qui sopra che cosa vado a fare, devo distruggere questi carri armati, queste specie di bomboloni praticamente, vedete un pochettino cosa succede, andiamo a cercare di distruggere il carrettino, vedete quell'uomo gridava e quell'uomo passava il gelato, e beh ragazzi guardate qui sopra cosa vado a distruggere, di tutto e di più, perché questo qua ci sta distruggendo, ci sta riempendo di mamma mia ragazzi, guardate qui sopra cosa succede ancora, cosa succede qui sopra, e ancora distruggiamo tutto il distruggibile, perfetto. Questi camion che arrivavano con i mitici ovviamente con le mitiche torrette d'assalto, si mettevano a terra e poi dopo dovevano distruggersi. La base, fino alla parte di livello 4, consiste nel mitico praticamente, che cos'è ragazzi? La casetta di Biancaneve Sette Nani, no, la foresteria praticamente, questa casetta nel bosco, fatta proprio per il forestiero o per il falegname, per il boscaiolo praticamente. Colui che ovviamente si addentrava all'interno del bosco poteva quindi stanziare lì dietro addirittura c'è una chiesa, che non lo so ragazzi se la possiamo abbattere, vedete in cabal ci sono veramente tantissimi elementi che possono essere abbattuti, e poi questi qua possono, si vede quali possono essere appunto distrutti alla fine praticamente del titolo. Mamma mia ragazzi, guardate qui sopra quando prendo ovviamente quest'arma che mi permette addirittura ragazzi, mamma mia che capriole assurde, di prendere veramente di tutto e di più. È un prodotto veramente bellissimo e divertentissimo anche dopo tanti anni, pensate che cabal ha praticamente 32
due anni, ragazzi, questo titolo, perché esce nel 1988, quindi stiamo parlando sicuramente di un'epoca che oggi non esiste più. Il grande albero non viene qui sopradistrutto, eccolo qua ragazzi, il soldato scelto che arriva dappertutto, e ancora soldati, ragazzi, che erano nascosti addirittura nella sabbia, tempi che ovviamente non ci sono più. 32 anni fa, Cabal nelle sale giochi. Cabal oltretutto ha stanziato nelle sale giochi per tanti anni, addirittura qui sopra troviamo dei riferimenti a delle architetture sicuramente del passato, che sono riuscite a sopravvivere, ragazzi. Vedete come distruggiamo, ovviamente tutto è distruggibile, e ovviamente distruggendo questi elementi possiamo recuperare punteggio, punteggio che ci permetterà di poi dopo acquisire dei punti, appunto, da andare a, vedete ragazzi, a utilizzare. Vedete che abbiamo andato a prendere ovviamente questo oggetto, distruggo il distruggibile qui sopra, posso addirittura distruggere, vedete, mi sembra, queste ammurature. Ci sono dei messaggi subliminali sul muro in alto a destra, c'è scritto 7FR, non sappiamo per quale motivo, non sappiamo che cosa voglia corrispondere, messaggi che spesso i programmatori andavano a inserire all'interno dei videogiochi, lo sapete questo, quindi dobbiamo dire la verità. Guardate, molto carino anche il fatto di ragazzi, un colpo proprio in bocca nell'incisivo, e andavano praticamente a inserire all'interno dei videogiochi stessi, proprio per mandare dei messaggi a volte legati ai programmatori stessi, cioè a coloro che avevano partecipato al gioco vero e proprio. Guardate ovviamente questo rudere, questa piccola abitazione, ovviamente quel che rimane di questa piccola abitazione, che ci permette ovviamente di capire che spesso ovviamente il tempo passa per tutto quello che inizia spesso finisce. A volte noi parliamo di cose che, diciamo, sarà sempre per sempre vi amerete, per sempre sarà così, colì e così, e invece poi dopo alla fin fine sappiamo tutti tramite l'esperienza che tutto inizia e tutto finisce, ragazzi, tutto inizia e tutto finisce. A volte infatti non conviene legarsi, soprattutto non solo agli oggetti ma soprattutto alle persone, bisogna capire che spesso le cose appunto finiscono, ragazzi. Vediamo un pochettino qui sopra che cosa possiamo trovare, addirittura dei sacchi di patate, in realtà non sono sacchi di patate, sono i sacchi della trincea. Andiamo ovviamente a colpire i soldatoni, guardate questa bomba che viene proprio intercettata, veramente bello ragazzi, è un titolo assurdamente fantastico, un titolo che dovete assolutamente giocare se non l'avete mai fatto, e dovete assolutamente finirlo. Oltretutto oggi finire Cabal è molto fattibile, anche perché poi ci sono ovviamente, c'è addirittura la possibilità, ragazzi, che colpi, veramente ho fatto il kamikaze, e beh ragazzi, il kamikaze alla come si chiama, la Jerica, la in Bomber, ve lo ricordate, il mitico Bomber, gli attori che facevano Giorgione, e prima, e poi ovviamente Bud Spencer sono morti, Giorgione è un attore che è morto forse prima del tempo, in realtà muore in età abbastanza, un adulto praticamente giovane questo attore, e che ha fatto Bomber, ha fatto anche altri film, mi sembra fece anche dei film neomelodici. E quindi ragazzi, che dire, muore prima, poi muore Bud Spencer, Jerry Carà è ancora vivo, Gigia, come si chiamava lei, la mitica Gigia, che a quel tempo era ancora in grande forma, anche se non era, diciamo, il massimo del sex appeal, per ovviamente rispetto a donne di quei tempi, però oggi Gigia forse sarebbe molto molto appetibile. Infatti Gigia non era malvagia, dobbiamo dire la verità, a me piaceva la Gigia, ovviamente quando era, diciamo, forse un po' più magra, poi ovviamente ingrassando una donna, forse può perdere quell'estetica, anche se ci sono comunque degli uomini che in realtà preferiscono le donne cicciottelle, voi lo sapete, questi cicciottosi. Va bene ragazzi, andiamo qui sopra a distruggere tutto quello che ovviamente ci passa davanti, abbiamo veramente distrutto tutto e ci troviamo proprio in un campo aperto, in realtà non abbiamo nemmeno noi protezione, guardate questo aereo che ovviamente va a cadere, distruggiamo anche l'aereo, distruggiamo anche il carro armato, ci stiamo veramente avviando verso la fine ragazzi del gioco. Ci prendiamo questo, che cos'è ragazzi, un Uzi 9mm, forse un Uzi 9mm, non so quale, e ovviamente cerchiamo di capire cosa fare, abbiamo ovviamente dei colpi, mi sembra, contati con l'Uzi 9mm, distruggiamo ovviamente questo, mamma mia ragazzi, questo qua si va praticamente ad aprire, vedete un pochettino cosa succede, stiamo distruggendo anche lui, andiamo e ci mettiamo praticamente qui sotto, attenzione, vado qui quindi a fare una capriola, questo con questo colpo blu che praticamente si va a vedete ragazzi cosa succede, questo colpo si divide, si
divide in due palle. Abbiamo distrutto tutto il distruggibile. Che cosa può fare questo Cabal? Abbiamo finito il gioco, ce l'ha fatta. Alex Zanardi, grave incidente in handbike. Ah, mi dispiace. Alessandro Arcangeli, buongiorno a te. Sì, si spara con Cabal. Ovviamente Cabal, tu lo sai, è un fantastico gioco della TAD System. Titolo che veramente ha fatto la storia del videogioco e che tu forse hai giocato nelle sale giochi riminesi. Alessandro Arcangeli sempre abbronzato, sempre ovviamente in linea, appena vede le ragazze non ci vede più. Queste donne che ovviamente sono state per Alessandro Arcangeli il frutto della vita. Frutto amaro, frutto bello, non lo sappiamo, comunque il frutto dell'uccello, nel senso dell'uccello, dell'uccellino, praticamente del piccolo uccellino, ovviamente. Io infatti Alessandro Arcangeli ama la natura, praticamente. E quindi dobbiamo dire la verità, ragazzi, guardate qui sopra cosa succede. Ah, ragazzi, bombe veramente di tutto. Oggi ho mangiato angurie buone. Sì, Alessandro Arcangeli mangia le angurie, praticamente è sempre in forma, è sempre un ragazzo che si allena ogni giorno, si allena un giorno, si gode la sua vita. Alessandro Arcangeli, da buon nativo zodiacale del leone, beh, il leone è fatto così, si gode la vita al massimo, poi quando la vita finisce, arrivederci e buona giornata, ragazzi, a tutti quanti, perché alla fin fine così bisogna vivere. Sì, è bello, il lavoro nobilita l'uomo, sicuramente, però sicuramente si lavora per vivere e non si vive per lavorare, quindi dobbiamo goderci anche la nostra vita, dobbiamo fare quello che ci piace, ci diamo appunto dei premi e poi ovviamente facciamo il nostro dovere, miglioriamo noi stessi con lo studio e col lavoro, e poi però ovviamente dobbiamo, senza distruggerci, goderci anche la vita. Il piccolo lucciolino, il lucciolino, chi è il lucciolino? L'uccellino di Alessandrino, l'uccellino che spesso esce da quel nido e ovviamente che cosa succede in quel nido? Quando esce da quel nido vuole trovare un altro nido. È fatto così praticamente questo uccellino di Alessandrino. Attenzione ragazzi a questa parte qua, guardate ovviamente il grande come si chiama, ragazzi, il grande pum, 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 pum. Mamma mia ragazzi, che bombe veramente assurde. Notate che quando distruggiamo alcuni oggetti praticamente con le bombe riceviamo dei bonus, quindi il piccolo lucio, dopo il piccolo lucio arriva il piccolo uccellino di Alessandrino. E quindi Alessandrino è sempre pronto, ragazzi, all'accoppiamento, perché lui è riminese doc. Quando arrivano le ragazze che camminano sul lungomare, Alessandro dice: wow, quanto siete belle, venite qua ragazze, vi faccio vedere le bellezze di Rimini, vi faccio ovviamente da cicerone, ti mostro le bellezze del mio paese, le mie bellezze del mio paese, della mia città. Mamma mia ragazzi, qui dobbiamo stare molto attenti, guardate ovviamente questo carro armato, e incredibilmente ragazzi guardate qui l'elicottero, che ovviamente non ce la fa contro ovviamente le nostre. Mamma mia ragazzi, guardate qui la pietra sepolcrale, dietro quella pietra apriti sesamo, forse c'è una sala del tesoro. Va bene ragazzi, edifici molto ovviamente caratteristici di quest'isola che purtroppo dobbiamo andare a distruggere, perché ragazzi durante la guerra spesso si distrugge tutto il distruggibile, poi l'essere umano spesso perde anche, cioè perde il tempo, cerca di ricostruire quelle che sono ovviamente i ruderi, impiegando spesso più denari di quelli che si spenderebbero per ricostruirli da zero. Addirittura questi mitici infermieri ci rilasciano dei, mamma mia ragazzi guardate qui sopra, mamma mia signori, è una battaglia senza sosta. E beh signori, guardate qui sopra che cosa vedete, distruggendo alcuni nemici con le bombe, ragazzi, guarda, adesso basta, mamma mia ragazzi, sto veramente distruggendo di tutto e di più. Attacchiamo ovviamente i poveri brandellieri qua, ragazzi, un colpo veramente assurdo. Se poi non prenderemo i nostri, praticamente, no, delle nostre migliorie durante il gioco, le perderemo. Come dice il filosofo Giuseppe Simone, devi trovare l'incastro nella porta USB e trova l'incastro, ma l'incastro mi sa che Giuseppe Simone lo troverà solamente pagando ormai, perché veramente è un uomo veramente che è uscito fuori dal mondo, secondo me, è uscito fuori dal mondo. Ovviamente io capisco che non abbia più niente da perdere, però secondo me sta sbagliando approccio, sta insultando veramente tutti, a volte minaccia di morte le persone, ragazzi, molto brutto questa cosa qua. Quindi un criminale, dobbiamo dire la verità, addirittura bloccò Eugenio, un prossimo criminale, un diffamatore, a me non piace quella persona, nel senso che ha detto delle cose molto interessanti, ma non so per quale motivo poi dopo sia caduto praticamente in questa situazione veramente assurda. Ovviamente non ha più niente da perdere, però in realtà c'è sempre da perdere qualche cosa, come appunto la libertà, quindi secondo me
è un approccio sbagliato, ovviamente molto arrabbiato con la società, perché ovviamente la società non lo ripaga praticamente. Egli infatti impiega tanto tempo, l'ho visto anche su internet, praticamente a fare dei video. Alcuni video sono interessanti su un piano filosofico, però su altri aspetti ragazzi, diciamo che sono video sicuramente che non consiglierei di far visionare ai giovani fanciulli, ai giovani ragazzi, perché sono video molto molto diciamo aggressivi e attenzione ragazzi a queste parti qua, ai, sono dei video molto molto quindi ragazzi vedete che cosa succede, che andiamo praticamente qui sopra a cercare di attaccare, vedete ragazzi cosa dobbiamo fare, dobbiamo ripetere quello che è, attenzione ragazzi perché da capo ogni volta, avete capito bene ragazzi, da capo ogni volta facciamo da capo, è una cosa molto triste questa. Ragazzi qui se volete vedere la fine di Cabal devo usare i save state perché altrimenti non ce la faccio. Ragazzi molto molto triste, da quella volta Eugene non fu più lui, e Eugene infatti si è distaccato molto da c'è rimasto male ragazzi, e dobbiamo dire la verità, Eugenino c'è rimasto male. Difficile questa parte qua, perché in realtà dobbiamo andare a cercare di attaccare, vedete ragazzi, questo oggetto, senza ovviamente cercare di vedete ragazzi, facciamoci ovviamente ogni tanto un save state, perché ci troviamo sicuramente in una brutta situazione, la situazione della banana praticamente, vedete ragazzi la situazione della banana qual è, dobbiamo cercare di annientare, ecco qua, ragazzi perfetto, dobbiamo cercare di annientare sto coso. Ragazzi quanto è difficile questa parte qua, quanto è difficile, ovviamente facciamoci un save state, perché altrimenti non, vedete ragazzi, meno male che praticamente ho fatto un save state da quest'altra parte qua, purtroppo quando vado a fare i save state non riesco bene a vedere quelle che sono, mamma mia ragazzi, è difficilotto è difficilotto questo Cabal, e ripeto, questo nemico deve essere ovviamente abbattuto in una certa maniera, nel senso che ragazzi, mamma mia, guardate qua come cosa vado a fare qua, vado a distruggere questa parte qua immediatamente ragazzi, save state, perché non può essere abbattuto. Ragazzi è difficile, vi ho detto che è difficilotto proprio, devo ovviamente cercare di abbattere questo, mamma mia ragazzi, guardate qui sopra che qua, mamma, ragazzi guardate qui sopra dove mi trovo, queste cose tendono praticamente a rigenerarsi, abbiamo ovviamente delle difficoltà un pochettino particolari, distruggiamo ovviamente questi cannoni e cerchiamo ovviamente di annientare quello che ragazzi immediatamente save state e andiamo subito ovviamente, ragazzi è difficile perché poi dopo dobbiamo sicuramente spostarci, questi ovviamente ci buttano questi colpi anche, ragazzi, e a voglia fa capriole, ragazzi. Ragazzi, il giocherellone si trova in una situazione, mamma mia, si trova in una situazione molto particolare, cerchiamo ovviamente di, ragazzi, proprio un colpo al cuore che, signori, è difficile, ragazzi, è difficile il cavallone, è difficile proprio perché mi trovo sicuramente in situazione, questo mi spara a tutta forza, ragazzi, cerchiamo ovviamente di annientare quello che è ovviamente quest'altra cosa, distruggiamo ovviamente questi cannoncini e poi dopo possiamo andare, ecco qua ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo abbattuto il tutto, incredibile davvero, guardate che cosa arriva, ci vengono a recuperare, dice vieni da noi, hai abbattuto tutta la fortezza e quindi te ne puoi tornare a casa, from the office of the commander, good work soldier, we commend you for your bravery in halting the armed forces of the terrorists, return to headquarters, your next mission awaits you, è tornato il comando, praticamente il soldato scelto, colui che ovviamente lavora da solo, in realtà Cabal può essere giocato anche in due personaggi insieme, e che cosa succede? Ovviamente l'elicottero ci prende e ci dice la prossima missione ti sta aspettando, quindi veramente una vita fatta, buttata nel dovere ragazzi, incredibile. Se le trovi ti consiglio di comprare angurie perla nera, croccantissime, dolcissime, senza semi, c'è pure la pubblicità di Jerry Scotti. Voto 10, è inutile che ci giriamo intorno ragazzi, Cabal è veramente un titolo incredibile ragazzi, facciamoci un reset per farvi capire che Cabal è un prodotto che, se non l'avete mai giocato, un gioco di 32 anni fa, uscito nel 1988, creato dalla Tad System, vedete un pochettino sopra questo cartello c'è scritto You are entering be on you, praticamente, vedete ci sono questi messaggi subliminali ragazzi su alcuni elementi del gioco.
andatevi a cercare, sicuramente un prodotto di altissimissimo livello, voto 9,5 e che ebbe un seguito non legato ovviamente al mondo tra virgolette moderno di quegli anni, ma le ha accomunato addirittura al selvaggio oeste, ovvero Blood Bowl. Poi ovviamente ci sono stati tanti titoli che hanno preso spunto dal mitico Cabal. Ragazzi, grazie mille. In realtà Cabal prende anche lui spunto da altri titoli che poi piano piano vedremo, ma sono veramente molto molto vetusti e non so, quanto possano piacere. Ragazzi, in conclusione, che dirvi? Cabal, un bellissimo titolo, è invecchiato benissimo. Certo, un pochettino forse la grafica con questi colori molto chiari, però io sinceramente non trovo difetti perché, ripeto, forse altri livelli ma altri mostri, però in realtà è un gioco da sala giochi. Con 200 lire veramente potevate arrivare abbastanza lontano e poi potevate ovviamente anche combattere. Cabal come personaggio Mortal Kombat, porteremo anche la serie di Mortal Kombat. Tutto a suo tempo, tutto ovviamente legato alla vita del Jokerellone, ragazzi. Quindi ovviamente, se vi piacciono i videogiochi, iscrivetevi ai miei canali YouTube e di Twitch, attivate le varie campanelline per avere sempre le notifiche direttamente ovunque siate, e ovviamente c'è il canale di Discord e di Telegram dove potete parlare con me, nonché visionare altri file multimediali. Pensate un pochettino, e abbiamo trovato ultimamente che Papella in realtà è un personaggio inventato dei Pokémon, una signora anziana. Andate sul canale di Telegram per vedere chi è Mirko Papella veramente. E quindi un'altra cosa veramente molto molto importante, c'è il blog dove potete approfondire le notizie più belle sul Jokerellone, ovvero non sul Jokerellone, sui videogiochi del Jokerellone. A stanotte Alessandro Arcangeli si dà all'allenamento fisico per tutto il giorno, si tempra perché ovviamente cerca di mantenersi sempre con una bassa percentuale di massa grassa, perché sa chi è più magro di natura muore dopo di chi è grasso. Va bene ragazzi, grazie mille per la visione, ci vediamo più tardi con altri videogiochi. Ciao a tutti, al vostro Jokerellone.